Ragazze, buongiorno. Lunedì mattina, non riesco a carburare, assolutamente non riesco a carburare. Ho un sacco di cose da fare, perché ieri era la festa della mamma e non avevo voglia di, cioè ho fatto proprio le cose basic. Ma ho la lavatrice che ho fatto partire adesso, ho un'asciugatrice da ritirare e un sacco di vestiti al piano di sopra da sistemare. Devo ancora fare anche i letti dei bambini. Quindi ho detto fammi iniziare un vlog così mi date un po' di carica. Ecco, appunto è partita. Mi date un po' di carica, ragazzi. Non ce la posso fare. Se lunedì, vi giuro. No, no. E niente, quindi chiacchieriamo dopo. Io adesso metto il turbo, devo fare un po' di roba. Via, 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 via. Stamattina ho detto ai bambini, mentre aspettavano che io scendessi, no? Per andare a scuola, c'erano tutte queste candeline sparse qua per il tavolino. Gli ho detto mettetele a posto. Ecco, le hanno messe a posto. Le hanno impilate. Io vi giuro, non ce la faccio più, cioè c'è sempre da fare qualcosa, non ci si ferma mai, non ci si ferma veramente, veramente mai. Comunque, vado ad aprirmi anche queste lenzuola qua, perché quando finisco di fare le 850 miliardi di lavatrici, da piangere, voglio dare una rinfrescata a queste nuove lenzuola. Ah, questa non ha nessun cartellino, quindi è a posto. Queste sono le federe. Ah, pensavo fossero diverse, invece hanno proprio sono, scusate, siete crollate. Sono double face, cioè hanno un lato così e un lato così, quindi se li vuoi mettere uguali puoi, se vuoi farne uno e uno puoi. Invece io pensavo fossero diverse, ma meglio così. E poi abbiamo ancora questo qua, che non ho capito se è un lenzuolo o un copripiumino estivo. Non ho capito, ma penso un lenzuolo, eh. Sì, è un lenzuolo. È un lenzuolo. Ma è doppio. Sì, è un lenzuolo. Meglio così, anche perché d'estate. Io il copriletto lo metto quasi sempre anche d'estate, perché comunque qua in montagna, vi dico la verità, stare, cioè forse solo proprio la settimana di Ferragosto starei senza il copriletto. Non ricordo da quando abitiamo qua, sono quasi 3 anni, non mi pare proprio che abbiamo mai dormito solo con le lenzuola. No, anche perché la sera si abbassano tanto le temperature. Però forse sì, solo d'agosto può essere che lo tiriamo giù, lo lasciamo ai piedi del letto, ecco, ma proprio solo quel mese lì. Però comunque anche da mettere sotto è molto molto carino, anche i cuscini che io tengo diciamo in vista sono molto molto carini. Quindi queste dopo. Una bella rinfrescata e butto il cartone. Adesso salgo su, faccio i letti dei bambini, sistemo i vestiti che sono una caterva, una caterva. Basta che mi fermo 2 giorni, è una roba allucinante e ovviamente in questi 2 giorni in cui mi sono fermata già la cesta una per fortuna è piena, però una, quindi con due o tre lavatrici, contando queste tre lavatrici dovrei aver terminato e asciugatrici perché danno pioggia oggi, quindi non c'è neanche il sole, quindi non sto neanche ad aprire lo stendino. E basta. E ho freddo. Fa freddo oggi. Ora vi faccio vedere. Adesso metto tutto sul letto. Allora qua, aspetta che accendo, anzi non accendo niente, apriamo qui. Questa è tutta una cesta di roba da lavare. Quell'altra, che adesso prendo perché con una mano non riesco a farvela vedere, è tutta una cesta di roba da piegare. Più tutta quella che ho in camera da letto. Ce la facciamo, ragazze. Io insieme a voi affronterò
Affronterò questo lunedì. Fight it, hypnotized, stuck inside my mind because you gotta be something undefined for me. You're so wild, I'm not gonna fight. Replay in my mind of you, things you wanna do to me. Replay in my mind of you and your intentions. You're gonna ruin my reputation. I'm not. Ragazze, buongiorno, bentornate su questo stesso vlog, perché in realtà lo continuo. Stiamo per partire per andare a portare Ale finalmente alla visita oculistica, perché miraculous de miraculis, io avevo appuntamento il 7 di giugno e mi hanno chiamata per anticipare già una settimana fa. Mi ero scordata di raccontarvi di questa cosa e quindi oggi è il giorno fatidico e andiamo a portarla un po' lontano, in realtà quasi a Torino, in questo centro oculistico dove appunto abbiamo la prenotazione, abbiamo l'impegnativa e quant'altro. Tra l'altro controllo di avere tutto, perché poi altrimenti diventa un problema. Rimessa a posto, infatti eccola qua. Poi è un centro oculistico specializzato, insomma, speriamo che non trovino nulla in realtà, però se dovesse esserci qualcosa speriamo se ne accorgano, così da poter, diciamo, rimediare o con un paio di occhiali oppure con quello che le servirà a fare. Io comunque vi terrò aggiornate. Capelli da pazze, in realtà ho stirato solo un po' la ciuffo, la frangia, ho dato una passata veloce, ma ragazze, diluvia, quindi li ho lavati ieri sera, ho fatto una bella doccia, ma non merita stirarli perché diluvia. A dopo. Piove, piove. Tira sul cappuccio. Piove, piove. Bubi! Ragazze, eccoci di ritorno. Sono devastata, anche perché è un po' che non ci vediamo in realtà. Da quando avete visto che piegavo tutti quei panni, tutte quelle lavatrici, poi la sera di quel giorno non ho più continuato il video perché non mi sono sentita bene, non stavo assolutamente bene. Ed è stata una cosa un po' strana che mi continua un po' a portare dietro, nel senso che ho quel senso di febbriciatola, di malessere. Poi in più sono anche nel periodo ciclo, insomma un disastro, ragazzi, un disastro. E quindi niente, tutta una serie di
tutta una serie di cose che mi ha portato a non aver voglia di filmare assolutamente. È un periodo un po', sono giornate un po' così, un po' di malessere, un po' di pensieri, tante cose da vedere, da capire, da risolvere. E si sa, la vita non è solo una gioia, ma ci sono anche quei periodi un po' di assestamento, di capire, non capire, cosa fare, cosa non fare, tante cose anche un po' burocratiche, insomma non sto a entrare nei dettagli, ma periodo abbastanza pesantuccio. Quindi nulla, semplicemente questo, quindi motivo in più perché mi sento devastata da questa mattinata, giornata. Siamo arrivati poi a prendere Fede, vabbè, ci siamo fermati per strada a mangiare perché Ale dopo l'esame, dopo la visita oculistica, aveva una fame pazzesca. In realtà è andata bene perché ci hanno fatti passare subito, poi però hanno voluto che la vedesse anche il medico perché le hanno fatto un esame un po' solo diciamo visivo, a distanza eccetera. Ma essendo che si trattava di mal di testa, di emicrania nella parte frontale, lei mi fa: per scrupolo facciamola vedere anche dal medico. E volevo dirle: beh, grazie. Cioè, io ho prenotato per farla vedere proprio dal medico e non certo farle leggere le letterine a distanza, anche perché quello le aveva già fatto la pediatra. Quindi se avessi pagato per quello, sinceramente rimanevo anche un po' male. E quindi in realtà ci hanno passato subito per questa prima parte di visita, ma per il medico ci ha fatto aspettare altri tre quarti d'ora, ragazze. Quindi insomma siamo usciti di lì che Ale aveva una fame da lupo e quindi niente, ci siamo fermati un attimo al McDonald's, che è l'unica cosa che è di veloce, pratica, che c'era lì, e le abbiamo preso le P1000, l'abbiamo fatta contenta. Ci siamo presi un panino anche noi e abbiamo pranzato. Ne abbiamo preso uno anche a Fede, che ha già mangiato in macchina, poverino, ha una fame pazzesca perché alle medie si esce alle 2, quindi famissima. E niente, solo per rincuorarvi, appunto, la visita è andata molto bene. In realtà mi ha detto che subito mi ha detto vede bene, cioè le ha fatto le letterine, le ha praticamente messo una E in diverse posizioni, dicendole che era una forchettina e di imitare con le tre dita, no, il senso della forchettina. Quindi le ha fatto tutto un esame di destra, sinistra, letterine minuscole, letterine più grandi, le ha viste tutte in realtà, quindi. Ed erano anche belle lontane, erano anche belle distanti. Poi le ha fatto vedere dei disegni particolari fatti su dei cartoncini appositi per vedere se riconosceva delle sagome come delle stelle, degli alberi, eccetera. Le ha visti tutti. Mi fa: la bambina vede benissimo. Però se vogliamo fare una cosa più approfondita, insomma, vediamo se per il medico è il caso di mettere goccine o meno. Dopo appunto questi lunghi tre quarti d'ora, dove mi sembrava passasse il mondo tranne che noi, casualmente dopo che l'abbiamo beccata a passare, le abbiamo detto: scusi, ma... Ci ha detto: sì, adesso chiedo. Sì. Casualmente dopo che l'abbiamo fermata ci hanno passato, secondo me si era dimenticata. Comunque, vabbè. Lasciamo perdere e niente, quindi l'ha poi vista al medico proprio da vicino con il macchinario, insomma tutto quanto. La signora di prima le aveva fatto vedere anche la mongolfiera e tutto quanto, e il medico appunto ha detto che problemi non ce ne sono assolutamente, si potrebbe trattare di un lievissimissimissimo astigmatismo, ma potrebbe a quest'età qui risultare ancora fisiologico. E che può passare con la crescita, quindi non conviene. Allora, se il prossimo anno faceva le elementari, mi ha detto che sarebbe stato opportuno magari fare addirittura l'esame con le goccine, andare più a fondo. Mi fa: però anche andando a fondo, mettere un occhiale per uno 0,5 di astigmatismo, cioè a quest'età qua non li vogliono tenere, li spaccano, sarebbe proprio una... E quindi mi ha detto: è talmente lieve che glielo sconsiglio. Piuttosto ci rivediamo di nuovo tra un anno, vediamo se la situazione è uguale, non servono gli occhiali. Se è peggiorata, allora a quel punto, prima di iniziare le elementari, dove dovrà iniziare a studiare, fare la scrittura, gli esercizietti e quant'altro, scusate ma mi manca l'aria. Allora a quel punto, se è peggiorata, valutiamo un occhialetto da riposo, magari da mettere quando legge, quando scrive, quando si sforza un pochettino di più. Aspettate che c'è una macchina e non so cosa voglia il signore, se è fermo.
si è fermato. Si è fermato a guardare dentro la macchina, non capisco qual sia il problema, non lo so. Comunque, niente, quindi questo è stato il quanto, ecco, non sono molto molto contenta. Allora, io sono, gliel'ho detto anche al medico, io gli ho detto chiaramente, spero prenda dal papà, perché lui ha 36 anni, non ha gli occhiali, io li ho da, già da diversi anni, dopo avendo fatto il grafico, poi sono anche peggiorata, perché comunque stando davanti ai terminali, facendo lavori di precisione, ovviamente la mia situazione è peggiorata, più due gravidanze, potrete immaginare. E quindi gli ho detto spero prendere al papà, anche perché casualmente la mamma è proprio astigmatica, quindi spero si tratti di un astigmatismo lievissimo fisiologico, che non poi, oh ragazze, mal che vada, la mia età avrà anche lei gli occhialetti perché è astigmatica. Io le auguro di no, però l'importante è che non sia nulla di grave. Poi per il resto ci sta la vista, purtroppo si prende un po' da mamma e papà, e quindi nulla. Detto ciò, abbiamo fatto anche un po' di spesa al Carrefour e niente, adesso vado a casa e abbiamo anche acquistato delle cosine per quest'estate. Vi faccio vedere tutto adesso che arrivo a casa. Ragazze, allora eccoci qua, vi faccio vedere un po' le cosine che abbiamo preso. Vi faccio vedere prima la spesa, perché siamo passati anche a prendere una cosina da Terranova che piaceva un sacco ad Alessandra, e delle cosine un po' per tutti, insomma, da scarpe. Allora, da Carrefour siamo andati a fare una spesa media, non volevo caricarmi come un bufalo, e quindi abbiamo fatto una spesa normale. Allora, abbiamo preso delle uova, non so se accenderà anche l'altra luce perché fuori è grigissimo, piove ininterrottamente, provo a accendere anche l'altra, magari c'è un po' più di luce. Sì, un pochino meglio. Allora, abbiamo preso anche 6 estate, questi qua di della linea di Super Mario, sono nuovi, insomma, ci sono da un po', questi qua. Poi la mia solita carta igienica preferita che prendo sempre al Carrefour perché è bella cicciotta, e ci sono 6 rotoli e non ha neanche un prezzo eccessivo, ve la consiglio. Invece Scottex conviene questo perché ha lo stesso, cioè è bella ciccia, più ciccio il rotolo di quello della Regina, però costa poco meno, poco, qualche centesimo in meno. Poi abbiamo visto in stra sconto a solo un euro questi giochini da bagnetto, da spiaggia, insomma quello che ci servirà, e li abbiamo presi ad Alessandra, erano carini questi con il gelato per giocare un po'. Poi prima busta ho preso insalatina, questa qua che piace tanto a Fede, la valerianella, una valeriana, una cosa del genere. Il Finish Power Gel All in One, confezione riciclabile, vabbè. C'era sia gusto, cioè gusto profumo limone che classico. Ho preferito questo qui classico ed era in sconto a 3 euro e qualcosa. Poi 2 passato di pomodoro, una confezione di carne macinata da 3,78 euro. Poi abbiamo preso delle bottigliette di tè freddo, queste qua sempre tema Pokémon, del petto di pollo, perché ragazze basta, cioè con oggi siamo passate al Mac e tutto quanto, da qui all'estate voglio cercare di rimettermi un attimino, almeno mangiare un po' più leggero, non dico dieta, ma bisogna contenersi un pochettino. Banane, anche queste 1 euro, tutte 5 1 euro. Poi ho preso, sotto vostro consiglio, perché alcune di voi mi hanno detto che secondo loro la crema che ho preso, anche se non mi pare ci sia candeggina all'interno, che secondo voi è troppo aggressiva per i miei sanitari color nero,
È un nero, tra l'altro, opaco. E mi avete consigliato detergenti senza candeggina, senza ammoniaca. E ho trovato questo qui che anche dovrebbe essere anche disinfettante, insomma, un presidio medico, qualcosa del genere. Non lo so, c'è il simbolino. Della croce, sapete, no? Poi non so, magari voi lo conoscete meglio di me e scrivetemelo nei commenti. Comunque, Ace Bagno con anticalcare a orchidee e gelsomino, che sono entrambi dei profumi che mi piacciono molto di solito. Adesso poi vi dirò. Barriera antigoccia, il che è ottimo per la doccia perché la nostra è tutta cristallo, cioè non ha delle parti opache, tutto vetro, quindi. Già è antigoccia lei di suo e anticalcare, però sapete che per quanto siano così lo dicono, ma poi comunque se non la pulisci, ovviamente ti può aiutare per quella volta o due in cui non l'hai pulita, effettivamente scivolano abbastanza via le gocce, non è che rimangono proprio lì appiccicate, però comunque va trattata ovviamente e questo qua è senza candeggina, quindi proverò, è questo qui, guardatelo bene che magari. Sto vedendo il mio viso, non metta fuoco. Vediamo. Io mi devo nascondere ogni volta. Ecco. Ace bagno con anticalcare senza candeggina, barriera antigoccia. Fatemi sapere, insomma, mi ispirava, costava anche abbastanza poco, infatti ne ho prese due. Così l'altra crema la utilizzo per i bagni al piano di sopra e va benissimo così. Dei trancetti tagliata di petto di pollo. Abbiamo la carne per i cani, solita, ne ho prese due, da qualche parte c'è la seconda, poi abbiamo il succo ai frutti rossi, questo qui, buonissimo, anche questo era di nuovo in offerta, quindi mi pare ne abbiamo presi due. Spaghetti che si è rotta la confezione, ma tanto io ho il mio amato porta spaghetti, quindi andrò subito a versarceli dentro perché ho la confezione vuota. Due pacchi, erano in offerta anche questi. Tutta la pasta Barilla in offerta costava come quella Carrefour, quindi io ne abbiamo approfittato, ragazze, 60 centesimi, 65, 69, una cosa del genere. Ho preso le mezze maniche, che ultimamente è un formato che mi piace tantissimo, ma ragazze, devo ridurre al minimo la pasta. Cioè io vorrei mettermi in testa pane o pasta una, massimo due volte a settimana, poca, pochissima, magari a pranzo. Devo per forza, credetemi che devo, cioè, sono di nuovo ingrassata tanto e quindi bisogna veramente farsi forza perché cereali per noi, un altro pacchetto di pasta, avevo terminato proprio tutta la pasta in casa e quindi con i bambini che la mangiano si deve prendere almeno la pasta, l'altro succo che vi dicevo all'ace, ace, poi ho preso della pastina perché non ne avevo in casa, se uno non si sente bene, tipo io ieri non ero in formissima, me la sarei mangiata volentieri, ma non avevo la pastina e solo il brodo non mi piace. Qua c'è l'altra latta, cereali sempre in offerta, scusate, cereali sempre in offerta da Carrefour a 2 euro e qualcosa. E poi ho preso i Dashpot perché sono comodi quando faccio lavatrici. Quando faccio lavatrici un po' più smilze, un po' più leggerine, ci sta. Ed è anche extra igienizzante, quindi se faccio la sua divisa o cose dei bambini che si sono sporcati giocando, eccetera, ci sta. Ci sta assolutamente. E poi c'è ancora una cassa d'acqua, è 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12 litri di latte parzialmente scremato, così. Fino a giugno siamo a posto. Il Todos per 77,32. Io vi dico, in questo Carrefour compro bene. Se sto attenta alle offerte, perché molto spesso, ecco qua c'è dei buoni sconto, mi ha lasciato per della pasta che non compro mai e mi lasciano sempre i buoni sconto per... Ah, qua sono due. Ecco, questi sconti qua mi interessano tutti tranne questo, non mi interessa, però per i Dashpot sì. Qua ce n'è un altro. Ecco, anche questo per il Lenore, le perle.
Non so se è valido anche quando è già in offerta, perché se fosse così, già questo era in offerta 6 euro e qualcosa, se io gli porto anche il buono sconto di 2 euro. Valido solo fino al 7 agosto, quindi vale anche adesso. Quindi se io vado invece di 6 euro lo pago 4, giusto? Quindi conviene andare. Quindi questo è tutto, adesso sistemo tutto e poi mi devo riposare un pochettino. Ah, vi devo far vedere le cosine che ho comprato. Quindi sistemo tutto e ve le faccio vedere, mi stavo dimenticando. Allora, ho sistemato tutto, vi faccio vedere le cosine che abbiamo preso. Cose tendenzialmente per l'estate, noi in un giorno di pioggia freddo abbiamo pensato al caldo, almeno ci scaldiamo un po'. Allora, questo è il pezzo forte, ve lo tengo per ultimo, perché Ale ha visto una cosina che non vi ho spoilerato neanche su Instagram perché era troppo carina quella foto, ma ve l'ho messa fino qua perché Ale non voleva fare spoiler, non voleva rovinarvi la sorpresa. E quindi vi faccio vedere prima le cosine prese qui da Scarpe Scarpe, dove c'era una promozione fantastica, ovvero se prendevi 4 pezzi, il meno caro, il quarto lo pagavi solo 1 euro. Quindi meritava, visto che siamo proprio in 4, anche se in realtà 2 pezzi sono per Alessandra, uno per Riccardo, uno per me, perché per Federico non abbiamo trovato il numero. E quindi devo andare a vedere da un'altra parte. Adesso noi eravamo nella zona di Scarpe Scarpe, dove c'era Scarpe Scarpe, ma vicino a noi, un po' più vicino a noi, diciamo, vicino proprio no, ma un po' più vicino c'è Bata, quindi proveremo poi da Bata a vedere per lui. Però Scarpe Scarpe aveva questa ottima promozione. Allora, per Ale abbiamo preso queste ciabattine qua, 29, gliele abbiamo provate, quindi siamo sicuri della taglia. Ovviamente unicorno, perché siamo nella fase degli unicorni. Con questo disegno qua sulla fascetta, sul dorso, diciamo, del piede. Queste qua sono costate, scusate, ho preso l'orsetto e ce l'ho un po' piantato lì, 12,99. 12,99 e hanno anche qui, molto carino, l'arcobaleno. A lei sono piaciute tantissimo. Potrà usarle per andare in piscina, se andremo al mare, in spiaggia, insomma, tanto d'estate servono sempre queste qua, o anche solo d'estate quando fa tanto caldo, se andiamo qui dietro nel giardino con la piscinetta, nell'erba un po' più cortina, eccetera, con queste si trova meglio, sono proprio leggere leggere. Sono proprio ciabattine da spiaggia, da mare. E poi, sempre per lei, le abbiamo già preso le scarpine, sempre a tema unicorn, sempre leggerine, e gliele abbiamo trovate così, a me piacciono tantissimo, fatte con questo disegno qua unicorno, e si illuminano anche, fantastiche. Infatti noi non ci siamo accorti subito che si illuminavano, poi quando lei le ha provate e si è messa a correre nel negozio, Riccardo mi fa: ma guarda che si illuminano anche queste, perché quelle che ha invernali di Frozen si illuminano. Quindi ormai c'ho sto trip dell'illuminazione nelle scarpe. Quindi quando abbiamo visto così, boh, felicissimi, e va bene. Quindi questa è la scarpettina. Questi sono i sandaletti di Ale, quindi queste sono 2 cose, sono sue. E Riccardo invece si è preso queste ciabattine qua, perché lui non sopporta tanto l'infradito, e quindi sempre per stessi motivi, piscina, queste cose qua, per quest'estate, insomma, quello che ci servirà le sfrutteremo. Abbiamo preso queste qui che mi piacciono molto, veramente veramente molto carine. Le avrebbe volute prendere anche a Fede, 12,90 queste. I prezzi ve li ho detti, anche della scarpa forse no, la scarpa unicorno 25, 24,99, queste 12,90. Per Riccardo invece io ho preso queste qua. La marca è questa. Mi devo sempre nascondere perché sennò
mette sempre a fuoco me. Questo qua, 30 euro. 30 euro. E sono carinissime, sono foderate singolarmente, cioè ogni scarpa ha la sua foderina, quindi molto ben confezionate. E tra l'altro questa foderina profuma, cioè proprio come se gli avessero spruzzato un profumo buono, cioè non dico da donna, sì, tipo da donna, ecco. Ed erano tutte così, infatti subito ho avuto il dubbio, non è che le hanno portate indietro, invece no, erano tutte così. Ed eccola qua, presa così, trasparente, insomma poi quest'estate magari andando a prendere un po' di sole col piedino un po' più abbronzato, sono carine, carine, belline, con l'elastichino qua mi vanno proprio perfette, sono proprio giuste, giuste, ma la cosa che mi ha colpito di questa scarpa è che è super, super flessibile, cioè morbidissima, comodissima. E io ho proprio problemi perché ho le mani e i piedi molto ossutini e quindi mi fa subito male la cucitura. Invece qua cuciture non ce n'è ai lati, è trasparente. Questa anche, questa gommina è super super morbida, la suola è super morbida. Veramente, secondo me non avrò problemi, ecco. Quindi anche se ci devo camminare tanto, se le voglio mettere d'estate, magari poi mi faccio il semipermanente anche ai piedi, uguale alle mani, insomma, ed è anche più carina da vedere. E basta, quindi questo è il sandaletto preso per quest'estate. E basta, quindi insomma, sono molto molto contenta dei nostri acquisti. E niente, adesso teniamo tutto perché proviamo tutto magari ancora una volta, non si sa mai. Abbiamo anche fatto la tesserina perché solo con la tesserina si aveva accesso a questa bella promozione, perché comunque quando si è in tanti in famiglia avere quattro prodotti e uno pagarlo un euro, cioè nel senso tre prodotti pagati e uno un euro è buono, è una buona promozione. E ora arriva il pezzo forte, Terra Nova, impazzirete. Alessandra come costumino, perché allora Riccardo e Fede se l'erano comprato, e poi gli uomini hanno vita un po' più facile perché si prendono quel pantaloncino costumino e hanno risolto i loro problemi di vita, beati loro. Noi donne è un po' più complicato, infatti io non ho ancora trovato il mio costume per quest'anno, ma Alessandra invece sì. Ho ancora quello intero dell'altro anno, spero le stia ancora, anche lei se l'era preso al lago di Garda, non a Gardaland, in realtà in quella città dove eravamo stati, che mi sfugge, Peschiera del Garda, probabile, e loro appunto l'avevano preso lì, tra l'altro pagandolo un occhio della testa, perché è una città super turistica, carissima, e non prenderlo lì è stato un suicidio, ma avevamo l'hotel con piscina, volevamo fare il bagno di mezzanotte, insomma per chi ci seguiva se lo ricorderà, se mi ricordo vi lascio quel vlog in info box così andate a vedervi i due vlog insomma più belli di Gardaland, bellissima esperienza. Eravamo andati estate scorsa per fare il regalo di compleanno di Federico e con l'occasione ci siamo fatti questo weekend Peschiera del Garda e a Gardaland. E quindi niente, loro l'avevano trovato lì, Ale anche in realtà, però secondo me le va già piccolo quest'anno perché poi lei cresce a una velocità allucinante, e quindi questo è il pezzo di sotto, molto frufru, e questo ragazzi è il pezzo di sopra, cioè bellissimo, bellissimo, la invidio tantissimo perché io col seno che ho non potrei mai mettere un costume del genere, ma è bellissima, dovreste vederla quando lo indossa, ma è una principessa. È così, monospalla, appunto così, con ci siamo sciolti, vabbè. È proprio la nostra patatina, poi vederla crescere, vederla col suo primo due pezzi, dolcezza, dolcezza assoluta. Questo qui l'abbiamo pagato 15,99
ed è 6-7 anni. Io credo lo possa sfruttare tranquillamente anche l'anno prossimo, ma le calza pennello, cioè nel senso poi i costumi sono molto elasticizzati, specie questo che è proprio solo mutandina e pezzo di sopra, non è intero. Le va perfetto, perfetto. Quindi è felicissima, le è piaciuto tanto, ha proprio i colori degli unicorni. Infatti con queste ciabattine, no? Si andrà in piscina anche, no? Si adatta bene, si adatta bene. E adesso vedrò se le trovo poi un vestitino, magari sempre sul rosa, uno di questi colori qua, che quando non, appunto, se non vuole fare il bagno, si può coprire con, sì, con questo vestitino, insomma, per non picchiare troppo il sole sulle spallucce, no? Visto che comunque è molto, molto scollato, cioè molto scollato, molto scoperta con questa spallina libera, magari un vestitino da metterle, poi glielo cerco al mercato. Adesso sicuramente dovrò farmi anche dei giri al mercato, dovrò farmi dei giri anche da Chiavi, perché io vorrei sinceramente quest'anno, l'anno scorso andava meglio, quest'anno non me la sentirei tanto di mettere due pezzi. Mi dispiace perché vorrei prendere un po' di sole anche alla pancia, però cioè, tra le smagliature che con due figli, due parti, ne ho chili presi, ritolti e ripresi, effetto yo-yo a go-go, cellulite non ne parliamo, mi sa che quest'anno vado di costume intero, ragazze, va bene così e va bene così. Quindi spero di trovare qualcosa di carino, non lo so. Da Terranova ho provato un pantaloncino nero, però mi segnava un po' la pesca di dietro, il pescone di dietro, il baule. E quindi no, peccato perché erano carini. Ci fosse stata una taglia in più, un XL, invece L non andava bene. E poi ho provato un classico slip di quelli da costume nero, solo che non avevano il pezzo di sopra, cioè proprio terminati. Si vede che qualcuno ha preso solo il pezzo di sopra, perché rivendendoli separati può succedere. E quindi anche se andava, però proprio non mi piaceva, cioè sopra poi che me metto. E quindi niente, niente ragazze, vedrò poi da Chiavi, magari una sezione curvy, perché non lo so, non lo so, vedremo come risolverò questa cosa, perché non mi piace con niente, con niente. Io sono molto autocritica, quindi farò fatica a vedermi bene con un costume, magari costume intero ma con un pareo, qualcosa che mi copre ste cosce, perché vabbè, comunque sono stata felice di vedere mia figlia tutta che si specchiava, faceva tutta così, alla gonnellina, bellissima. Comunque niente, metto anche i gelatini così, sono cose per l'estate, poi per più avanti quando vorrà giocare e basta. Direi che ho detto tutto, io direi che posso anche chiudere questo video che sta durando povere voi da... L'ho iniziato 3 giorni fa. Quindi io vi saluto qua anche perché solo di questa parte sono 13 minuti. Immagino poi il video spesa durerà 45 minuti, ma almeno mi faccio perdonare di questa assenza. Però ragazzi, non sono in quadro, non sto un granché bene. E niente, e va così, perdonate, prendetemi per quello che viene. E niente, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Vi mando un grande, grande bacio. Vi voglio tanto bene e a presto. Ciao. Beautician.